Il laboratorio Gabrielli ogni anno durante le feste organizza uno spettacolo per bambini. E quest'anno ovviamente non era possibile e quindi abbiamo deciso di non rinunciare a questo appuntamento, a questo incontro, e abbiamo organizzato le letture sotto l'albero. È anche un modo per augurare a tutti quelli che lavorano con noi durante tutto l'anno, docenti, insegnanti, alunni, famiglie, tanti auguri, sperando che il 2021 sia un po' meglio del 2020. Tanti auguri. Raccontare a Natale è un modo speciale per stare con te. Se ti va di ascoltare, io posso cambiare l'umore, perché raccontare a Natale è un gioco geniale per stare con te. Se ti va di ascoltare, io posso iniziare, comincio da te. C'era una mosca dentro la vasca, era in corso una burrasca. C'è chi combatte con le ciabatte e non smette mai la notte. C'era una gatta, c'era una rotta, c'era una flotta intera. C'era una volta, c'erano due volte, c'era una statua di cera. Raccontare a Natale è un modo speciale per stare con te. Se ti va di ascoltare, io posso cambiare l'umore, perché raccontare a Natale è un gioco geniale per stare con te. Se ti va di ascoltare, io posso iniziare, comincio da te. C'era una pera tutta intera che veniva da Voghera. Sulla riviera quella megera non varcava la frontiera. C'era o non c'era, ma forse c'era, ma che ti importa se c'era? C'era una volta, c'era una svolta, c'era una grande rivolta. Raccontare a Natale è un modo speciale per stare con te. Se ti va di ascoltare, io posso cambiare l'umore. Da filastrocche in cielo e in terra, il mago di Natale. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento. Ma non l'alberello finto di plastica dipinto che vendono adesso a Lupin. Un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina in tutte le camere, e sui rami i magici frutti. Regali per tutti! Poi, con la mia bacchetta magica, me ne andrei a far magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi, chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende. Gratis, si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato. In via del Tritone l'albero del panettone. E in viale Buozzi quello dei maritozzi. E in largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la... panna. Continuiamo la passeggiata. E la magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. Va bene Piazza Mazzini? Sì, e quello degli aeroplani lo faccio in via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale e il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi, invece, ci sarà magari in via Condotti l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago. Però non lo sono. Che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Di auguri ne ho tanti. Scegliete quello che volete. Prendeteli tutti quanti! Dal secondo libro delle filastrocche voglio fare un regalo alla Befana. Ai 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 ai!
ai, ai. Ah, la mia povera schiena, eccomi qua. La Befana, cara vecchietta, va all'antica senza fretta. Non prendo mica l'aeroplano per volare dal monte al piano. Si fida soltanto la cara vecchina della sua scopa di saggina. È così che poi succede che la Befana non si vede. Ho fatto tardi fra i nuvoloni e molti restano senza doni. Io quasi quasi nel mio buon cuore vorrei regalarle un micromotore perché arrivi dappertutto col tempo bello o col tempo brutto. Un po' di progresso e di velocità. Perderà tutti la felicità. Ciao bambini, ci vediamo il 6 gennaio. Mi raccomando, fate i buoni. Se no vi porto il carbone! Aia! Che trambata! Dal libro dei perché. Perché papà mi promette tanti giocattoli se è vero che ha pochi soldi? Bisogna essere buoni con i papà che hanno pochi soldi. Non possono comprare tanti giocattoli. Ma possono regalare una promessa e lo fanno con tutto il cuore. Io dico che bisogna ringraziarli lo stesso e volergli bene e magari augurare loro di vincere al Superenalotto. Inoltre bisogna dire che questo sistema dei giocattoli funziona proprio male. Secondo me bisognerebbe riformarlo con una legge del Parlamento. E togliere il vetro dalle vetrine almeno a Natale. Sono belle le vetrine coi giocattolini, come un albero di Natale luccicano così. Ma i vetri, io mi domando, che ce li mettono a fare? Non si può prendere niente. Il vetro, dicono, è trasparente. Ma per la mia mano è duro come un muro. Se volete contentare bambini e bambine, fatele senza vetri allora. Le belle vetrine, le belle vetrine. Da tante storie per giocare, allarme nel presepio. Ora vi raccontiamo una storia che comincia come tutte le storie, e cioè... dall'inizio. E ha degli accadimenti nel mezzo, degli accadimenti alla fine, ma con una piccolissima differenza. Eh già, in questa storia non c'è un solo finale, ce ne sono tre. Fate molta attenzione, perché abbiamo bisogno di sapere da voi qual è il finale che più vi piace. Cominciamo? Cominciamo! Una volta, mancava poco a Natale, un bambino fece il suo presepio. Preparò le montagne di cartapesta, gli alberelli, il laghetto di vetro, la capanna con sopra la stella, dispose con fantasia tutte le statuine del presepio. E dopo che le ebbe collocate qua e là al loro posto, i pastori e le pecore sul muschio, i re magi sulla montagna, la vecchina delle caldarroste sul sentiero. Gli sembrò che fossero poche, restavano troppi spazi vuoti. Che fare? Ormai era troppo tardi per uscire e andare a comprare altre statuine. E poi lui di soldi non ne aveva tanti. Idea! Gli capitò sotto gli occhi un altro scatolone, quello in cui aveva messo a riposo in pensione certi vecchi giocattoli. Per esempio... un pelle rossa di plastica! Ultimo superstite di un'intera tribù che marciava all'assalto dei Fortapass. Un piccolo aeroplano! Con l'aviatore seduto nella carlinga e un pupazzetto con la chitarra a tracolla, trovato in un ovetto di cioccolato.
lo posò sul sentiero del presepe, accanto alla vecchina delle caldarroste. Poi prese il pelle rossa con l'ascia di guerra in mano e lo collocò in fondo al gregge, presso la coda dell'ultima pecora. Infine, appese l'aeroplano e il suo pilota sull'albero. Fico! Ah! Però ora vado a letto. Buonanotte. Buonanotte. Così, una dopo l'altra, si svegliarono le statuine del presepio. E il primo ad aprire gli occhi fu un pastore. Notò subito che c'era qualcosa di nuovo e di diverso all'interno del presepio. Una novità che non gli piaceva troppo. Anzi, non gli piaceva per niente. Ma chi è quel tipaccio che se ne sta lì con quell'accetta in mano? Ah, Ugg. Che hai detto? Parla chiaro, sa. Anzi, meglio non parlare per niente e porta il tuo muso rosso da un'altra parte. Io stare ah, Ugg. E quella scure? Cosa vuoi farci? Accoppare i miei agnelli? Scure stare per tagliare legna. Con l'aceta. Ops. Grazie. Notte fredda, io volere fare fuoco. In quel momento si svegliò anche la vecchina delle caldarroste, che vide il ragazzo con la chitarra a tracolla. Dico, ragazzo, che specie di cornamusa la vostra? Non è una cornamusa, è una chitarra. Non sono cieca, lo vedo bene che è una chitarra. Non lo sai che qui nel presepio sono concesse soltanto zampogne e pifferi? Ma la mia chitarra ha un bellissimo suono, sentite. Oh, per carità, smettila! Ma che sei impazzito? La gioventù d'oggigiorno. Dammi retta, fila via se non vuoi che ti tiri in faccia le mie castagne. E guarda che scottano, perché sono quasi arrostite. Sono buone le castagne. Ah, fa lo spiritoso, eh? Ti vuoi rubare le mie castagne? Allora sei un ladro, oltre che uno svergognato. Ora ti faccio vedere io al ladro! Anzi, al ladro con la chitarra! Ma il grido della vecchina non fu udito, perché proprio in quel momento aveva deciso di svegliarsi l'aviatore e di accendere il motore! Wow! Wow! Un paio di giri sul presepio, salutando tutti con la mano, e atterrò vicino al ragazzo. Il pastore lo apostrofò minacciosamente. Cosa vuoi fare? Spaventarci le pecore? Distruggere il presepio con le tue bombe? Ma io non porto bombe. Questo è un apparecchio da turismo. Volete fare un giretto? Ma fallo tu un giretto! Gira bene al largo e non farti più vedere da queste parti! Sì, sì, e mandatevi anche quel ragazzaccio che si voleva rubare le mie castagne. Oh. Nonnina, non dite bugie. Le vostre castagne, se me le vendete, ve le pago. Mandatelo via, lui e quella sua chitarra. Anche tu, muso rosso, porta il tuo muso da un'altra parte. Non vogliamo predoni da noi. Né predoni, né chitarre. Chitarra stare strumento molto bello. L'avete sentito? Io sono d'accordo. Uscite subito da questo presepio! Nonnetta, ma perché strillate a quella maniera? Dite piuttosto al ragazzo di farci sentire qualcosa. La musica mette pace. Facciamola corta! O ve ne andate tutti e tre o sentirete un'altra musica! Io stare, avere detto! Anch'io stare, con il mio amico Toro Sudato! Seduto! E anche io ho detto... Io poi sono arrivato da lontano, figuriamoci se me ne voglio andare! Su, attacca, vediamo se la tua chitarra rabbonisce la compagnia. Ma... Vea di qua, vea! Acchiappa Fido! Attenta, lupo! Sotto, ragazzi! Rimandiamoli al loro paese! Anzi, andate a quel paese! Io essere pronto! Su, non è il caso di fare un macello. Saltate nell'apparecchio, ragazzi. Il motore è acceso. Ci siete tutti? Si parte! Ma dove andiamo?
conosco un magnifico scatolone nell'armadio dove si stava tanto tranquilli. Anch'io lo conosco. Anche io conoscere. Allo scatolone festeggeremo per conto nostro, lontano da questi ignoranti. Ah, Ugg! No, aspettate. Cosa? Scusate, ma non c'eravamo detti che c'erano tre finali. Ma che rovina! Su, forza, prepariamoci. Sì. Secondo finale. Al primo accordo della chitarra, il pastore si infuriò e iniziò ad agitare minacciosamente il suo bastone. E va bene. La chitarra non vi piace. No. E allora sapete che faccio? La faccio a pezzi. Bam, bam, bam. Per favore, richiamate i cani. Prima che mi strappino i pantaloni. Guido, accuccia. Bravo, è così che si fa. Vieni, ti darò un po' di castagne. Ma prima datemi un po' di farina. Tingeremo di bianco la faccia di toro sudato. Seduto! Così il pastore non sarà più nervoso a guardarlo. Bella pensata, ma Musocoso che ne pensa? Aug! Ah, è d'accordo, d'accordissimo. E l'aeroplano? Sapete che ne facciamo? Gli diamo fuoco. Così ci scaldiamo! Bella pensata pure questa, tanto più che la notte è fredda. E così, grazie al calore del motore, tornò la pace nel presepe. Ed eccoci all'ultimo finale. Prepariamoci! Terzo finale. Al primo accordo della chitarra, il pastore stava per lanciarsi contro i tre nuovi venuti, ma una voce autorevole e solenne lo trattenne. Pace! Pace! Ma chi ha parlato? Pace! Guardate! Uno dei tre magi ha lasciato la carovana e viene fra noi! Maestà, quale onore! Ma il mio nome è Gaspare. Maestà non è un nome. Ciao, Gaspare! Buonasera, figliuolo. Ho sentito la tua musica. Eh? Devo dire che ho sentito ritmi migliori, ma il tuo non è da buttar via. Grazie, Gaspare. Ah, Ugg. Salve anche a te, toro seduto. Oh. O come tu voglia farti chiamare. Buonasera anche a te, pilota. E a te, vecchina. Ho sentito l'odore delle tue caldarroste. Quel ragazzaccio là me le voleva rubare. Rubare? Sì, sì. Ma ne siete certa? Sì, sì. Non ha la faccia da ladro. Ah, sì, ce l'ha. Poi mi scusi, no? Dico, ma ci si presenta così in un presepio? Con tutte queste piume, il muso rosso, l'accetta. Gli avete chiesto perché si trova qui? Ma non c'è bisogno di domandarglielo. Perché? Ma si vede benissimo. Voleva fare una strage. No! Io avere sentito messaggio. E messaggio dice pace. In terra gli uomini di buona volontà. E io, essere uomo di buona volontà. Avete sentito? Il messaggio è per tutti. Per i bianchi, per i neri, per i rossi, per chi porta il turbante e per chi porta il velo, per chi va sull'aereo e per chi suona la chitarra. Se odiamo chi è diverso da noi, vuol dire che del messaggio non abbiamo capito niente. Ragazzino? Sì? Ti piacciono le castagne? Sì, tantissimo! Vieni, te le regalo, non te le vendo, eh? Grazie! E lei, signor pilota, ne vuole? Ma certo! Toro sudato? Seduto! Vabbè, non ho capito il nome. Comunque, le piacciono le castagne? Oh! Scuse! E tu fra noi, no? Questo... Aug... Ma che significa? Aug. Aug è come volere dire... Aug. Ah. Vabbè, ma tanto ci siamo capiti lo stesso, no? Quindi... Aug! Allora, qual è il finale che vi è piaciuto di più? Il finale che preferisce Rodari è il terzo, e anche secondo noi,
Però voi potete anche riraccontare questa storia e vi viene in mente magari un finale diverso, un quarto, un quinto che nemmeno Rodari aveva pensato e potete inviarcelo. Perché, parafrasando le parole di Rodari, potremmo dire: raccontando si inventa. Se ti va di ascoltare, io posso iniziare, comincio da te. C'era una pera tutta intera che veniva da Voghera. Sulla riviera, quella megera.